Sono felicissimo. Allora oggi si comincia anche, è un rompete le righe proprio totale, quindi si comincerà ad andare in discoteca, chi a mangiare i panini, chi nei pub, ci si incontrerà con gli amici, giusto, a parlare. Il tempo libero, quindi un modo proprio per passare anche adesso la vacanza, eccetera, eccetera. Però c'è anche un modo di passare intelligentemente il tempo libero. Io in gita scolastica, così idealmente con Patti, Susi, Carlotta, tutti quanti, abbiamo preso il mega pulmino spaziale di mio capitano, che già, sta già nel futuro, sta già nel 2000, e siamo andati a scovare un posto dove il tempo libero si può spendere in maniera intelligente, con sala multimediale, internet, eccetera, eccetera. Lo vediamo insieme, anche perché in tante città stanno nascendo questi centri. Vai, regista! Allora, Susi, Patti, tutti bene? Sì, Carlottina, sì, Carlotta. Oh, chiamiamo Nicola? Sì, ciao, Nicola. Il nostro mitico autore. Aspetta, proviamo. Ecco. Pronto? Pronto? Nicola? Pronto? Ciao, Nicola. Giovanni, come sei? Sono nel pulmino con Susi, Patti, tutti quanti. Nel pulmino? Vai, incredibile. Il futuro è già qui. È già qui, sì, per forza. Stiamo andando al testaccio. Ah, allora se sei da quelle parti, fai un salto a Via Branca, che mi hanno detto che è stato aperto un nuovo centro multimediale molto interessante. Ci passiamo sicuro. Ottimo per passare il tempo libero in un modo intelligente. Bene, andremo anche a ballare dopo, però intanto ci passiamo sicuro. Poi ti faccio sapere, magari riprendo delle cose. Va bene, fai un bel servizio, sì, mi raccomando. Okay, va bene, okay, sono con Susi. Vi aspetto tutti, un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao, allora, guarda, non ci conosci, ma tu ti chiami? Fabrizio. Beh, noi siamo in gita scolastica oggi, no? Si fa per dire, lei Patti, Susi, anzi viceversa, Carlottina, il mio capitano. Allora, siete capitati in una libreria con una vendita di stile di home, una sala internet e una sala multimediale, quindi molte iniziative per i giovani. Senti, lui... lui è un personaggio molto importante nella struttura, perché è il nostro consulente informatico, diciamo, quello che ci ha organizzato tutta la struttura dei computer, la sala multimediale sotto. Fatti vedere, sei importante, sei importantissimo. È un pilastro. Lui è importantissimo. Cioè, allora, ma se io vengo qua, non so navigare su internet. C'è lui. Ti aiutiamo noi. Mi aiuti te. Ci vogliamo. Allora, capitano, dove siamo qua? Ma adesso siamo alla Casa Bianca, ti può essere utile? Sì, no, devo chiedere un piacere a Clinton. Adesso siamo nella cambusa della nave, che succede qua? Qui siamo nel cuore del sistema multimediale. Quindi siamo collegati su grande schermo su internet, quindi un nuovo modo di gestire, di navigare internet. E possiamo appunto utilizzare internet in vari modi. Oh ragazzi, visto che noi adesso dobbiamo andare in un posto solo, intanto ci andiamo col mezzo e andiamo subito in internet nel sito di mio capitano. Ciao! Voglio ringraziare Patti e Susi di Magazine per la compagnia e noi speriamo di vederci anche più avanti, visto che oggi è il nostro ultimo gruppo d'ascolto. Giro pagina anche per dire una cosa seria. Perché abbiamo parlato del tempo libero e va bene tutto, ci divertiamo tanto, però se avete notato anche in questi ultimi giorni, proprio sui giornali, sono apparsi degli articoli che parlano per l'ennesima volta di un inferno che è quello dello Stato della Liberia, di Monrovia, la capitale, una guerra che praticamente civile non finisce, ma noi cioè, non ci dobbiamo assolutamente dimenticare né 150.000 morti, né 1,5 milioni di profughi che stanno andando praticamente alla deriva con malattie e carestie. Maria Pia Fanfani, che è una donna che si impegna moltissimo da tanto tempo per i bambini di tutto il mondo che hanno grosse difficoltà proprio in queste terre così infiammate, è appena tornata da Monrovia e è venuta proprio da noi a chiedere un appello, proprio a noi, il pubblico di mio capitano, perché così è giusto. Quello che vedete in sottoimpressione, in sovraimpressione, è il conto corrente postale dell'Associazione Amici per la Pace. Allora, quello che vi dico è semplicemente... spendiamoci pure i soldi per le bibite, continuiamo ad andare in discoteca, andiamo nelle sale multimediali, però risparmiamo appunto magari un bicchiere di bibita e diamo, ma facciamolo veramente, un gesto per questi bambini che non hanno futuro. Un grazie anche a Maria Pia Fanfani, perché veramente è un grosso impegno per lei, una grossa fatica, ma noi cerchiamo di dare onore a questo impegno anche. Allora, grazie. Allora, oggi si rompono le righe. Sono 8 mesi che stiamo insieme, abbiamo imparato un po' a conoscerci,
ci vogliamo anche un po' più bene, ma adesso non voglio assolutamente... Ce l'hai un fazzoletto? No, non lo farò, però spero di rivedervi il prossimo anno. È stato bello, voi vi siete divertiti? Ci avete seguito? Allora vi ringrazio tutti, alla prossima stagione, mi auguro.